Allora, noi tenevamo a augurarvi a tutti una buona fine prima di fare noi la nostra. Vai Franco, seppelliscici! Adesso ci seppelliranno con i bulldozer del progresso e nel frattempo auguriamo a tutti voi una buona fine, una felice apocalisse. Ciao! Ciao! L'apocalisse tascabile. Scabile. Apocalisse tascabile. Acopalisse. Tascabile. Cosa ne pensa dell'apocalisse che si avvicina? Lei? Lasci parlare anche l'altro. Diciamo insieme apocalisse tascabile. Apocalisse staccabile si chiama. No, apocalisse tascabile. Tascabile, ma non c'è l'apocalisse. Solo il titolo scatena potenti reazioni. Lorenzo è un ragazzo particolare con un'angoscia messianica e scatologica tutta sua e si è convinto che senza partita IVA al giudizio universale lui sarà tra i dannati. Allora, come Ho possiamo capito. aiutare Lorenzo non a farsi una partita IVA, ma a fargli capire che anche senza partita IVA non è in difetto rispetto agli Permettetemi altri? se fa la partita IVA! Beh, in realtà basta annunziargli il Vangelo. Come? Come? Basta dirgli il Vangelo. Non ha notato che a Roma ci sono anche molti lavori per stazione metro adesso? È Pieno, no? pieno. Lei non ha paura che aprano cantieri di stazioni metro anche a casa nostra, per esempio? Ci sono stati molti casi di persone che si sono ritrovati delle metro dentro loro stessi. Beh, sì, è capitato, quello sì. Però devo dire che speriamo che non accada. Che non accada, anche perché sarebbe estremamente spiacevole se io o lei ci svegliassimo e trovassimo una stazione metro intitolata a nostro nome senza che noi dessimo il nostro consenso. No, no, infatti questo io non sarei d'accordo per niente là, no, no, infatti. A lei piacerebbe se intitolassero una stazione metro senza chiedere prima il permesso a suo nome? No, no, penso di no. Questo no, no, sarebbe proprio un disagio, ecco. Sì. Potremmo dire fuori le metro da casa nostra? Certo, fuori le metro da casa nostra! Lei sottoscrive. Sì, fuori le metro da casa nostra. Lorenzo, la partita IVA non è una questione di predestinazione, ce la puoi avere lo stesso. Io Ma non c'entra niente con la salvezza, c'è un sacco di gente. Perché lui ha fatto questo intreccio stravagante da un punto Ma di come vista ci è teologico. arrivato? Scusa, ma aiutatelo. Cioè, se è una cosa talmente ansiosa, ma fategliela fare una partita IVA. Abbiamo parlato con i vostri colleghi che ci hanno detto che lavoriamo per i diritti umani. Sì, per Amnesty International, Per Amnesty International. E voi siete degli studenti. Sì, Quindi studenti. siete, come posso dire, la categoria che a breve andrà proprio a perdere questi diritti umani. Oddio, speriamo di no, in Italia Quindi non voi penso. combattete per i diritti umani di chi se siete i primi a perderli? Ma. Dobbiamo credere, ci deve essere una rinascita di qualità, non di quantità. Tutta sta monnezza deve andare via. C'è troppa monnezza, troppo consumismo. Ci vuole la qualità. L'anima c'ha fame, come c'ha fame il corpo. Quindi eleviamoci un attimo. Facciamo su culo e chiamanna. Ma non molliamo, Mi raccomando, No, ragazzi. infatti. Se non mollo io, Non dobbiamo mollare manco non noi. potete mollare voi.